Uno dei principali motivi dell'amore per il tè è la sua varietà. L'aroma del tè non dipende unicamente dalla pianta. Anche l'origine, l'altitudine, il periodo del raccolto e naturalmente anche la preparazione contribuiscono al suo sapore. Corposo, che sa un po' di noce, blando o al malto, odoroso o delicato, per esempio. Le raccoglitrici colgono le foglie giovani del tè secondo uno schema identico in tutti i paesi in cui lo si coltiva. Two leaves and one bud. Due foglie ed una gemma. A seconda del clima, della stagione o dell'altitudine, una piantagione di tè è pronta per il raccolto ogni 2 o 3 settimane. Dopodiché gli arbusti ricevono un nuovo impulso e il raccolto di two leaves and one bud può ricominciare. Un interessante confronto di quantità. Per ottenere 1 chilo di tè nero pronto per essere confezionato, servono 4 chili di foglie verdi. Quando le raccoglitrici ritornano dalla raccolta coi loro cesti colmi, si sono guadagnate la loro pausa per il tè. Ma prima di tutto si stabilisce con la pesatura il loro rendimento individuale e si segna il valore sul libro paga. Poi si calcolerà il salario. Il raccolto completo viene poi confezionato in sacchi da 10 kg e trasportato in fretta nella vicina fabbrica del tè. Lì il tè viene messo a seccare in enormi madie, dove riposa per circa 12-18 ore e secca lentamente a temperature miti. Da questo momento in poi comincia la produzione ortodossa del tè. Ronnefeld lavora esclusivamente tè prodotti in modo ortodosso. Per la convinzione che con questo metodo tradizionale il tè venga trattato con la dovuta cura artigianale necessaria affinché si sviluppino gli aromi raffinati. Innanzitutto si svolge il prudente e controllato procedimento rotatorio. I dischi ruotano l'uno contro l'altro e spezzano a pressioni alternate le cellule delle foglie, senza distruggerle. Solo così si riesce ad avere anche molte foglie grandi. Con questo processo, il succo cellulare si combina con l'ossigeno dell'aria. È l'inizio della fermentazione. La fermentazione è un processo di ossidazione del succo cellulare fuoriuscito durante il procedimento rotatorio. In questa fase, che dura dalle 2 alle 3 ore, il tè riposa e matura. La foglia assume un colore rosso rame e si sviluppa il tipico aroma. È dalla scrupolosa fermentazione e dalla perizia dell'addetto ad essa che dipende la qualità finale del tè. Dopo, le foglie fermentate vanno direttamente nell'essiccatore a piani. Qui, in 20 minuti, vengono essiccate con un getto d'aria di circa 90 gradi centigradi. Anche qui è necessaria grande perizia per evitare che il tè sappia di bruciato. Nell'essiccatore il tè ottiene il colore scuro in ragione del quale è stato chiamato tè nero. Dal momento della raccolta sono passate circa 20 ore. Il tè è pronto ed ora, a seconda della misura delle foglie, avviene la selezione definitiva. Tè a foglia intera, broken, fennings e dust. A seconda della classificazione, il tè viene adesso travasato in speciali buste e resta in magazzino fino al trasporto. Le buste, rivestite di carta d'alluminio, sono del tutto ermetiche. In questo modo il tè resta fresco e aromatico. Fino a qui è ancora tutto lavoro manuale, ma già l'appassimento ha ritmi più sostenuti. Il tempo di appassimento è più breve e questo non migliora il tè. Questo metodo di produzione si chiama CTC. Questo metodo completamente automatico non permette di ottenere qualità superiori, bensì solo piccole taglie di broken, fennings e soprattutto dust. In Giappone, ad esempio, le piante appena colte vengono trasportate subito dopo il loro arrivo in fabbrica in un tunnel di vapore.
Qui vengono sottoposte al vapore per circa 2 minuti ad una temperatura di 110 gradi Celsius. Questo procedimento distrugge gli enzimi responsabili della fermentazione e così le foglie non possono più ossidarsi. In Cina si scaldano le foglie fresche per circa 30 secondi in una padella rovente. Anche qui gli enzimi vengono bloccati, la fermentazione non avviene e il tè mantiene il suo colore verde. Solo nel processo di produzione ortodosso si ottengono grandi tè a foglia intera e brocken perfettamente fermentati, necessari per i grandi tè Ronnefeld. Al contrario, la selezione è operata secondo il metodo di produzione CTC, solo tè di piccole taglie del tipo Broken, Fennings e Dust.